magistrato, Chiari al contrattacco. L'ex assessore al comune di Lucca, prosciolto dalle accuse dopo 4 anni, ha annunciato che sta valutando azioni legali contro il magistrato che lo ha inquisito per corruzione. Viareggio, cambio della guardia al commissariato, primo giorno per il nuovo dirigente Raffaele Gargiulo. Castiglione Garfagnana, una fiaccolata contro il femminicidio e la violenza contro le donne. Tanta gente per l'iniziativa organizzata dal comune. Lucca, a lezione di buona alimentazione, è iniziato il ciclo di incontri con gli alunni delle scuole elementari organizzato dall'associazione Maestro D'Olio. Calcio, lucchese a tutto gas, la vittoria sul campo del Tutto Cuoio ha rilanciato i rossoneri di Mister Lopez. Amarezza Viareggio, la classifica preoccupa, è un momento difficile per la squadra bianconera, la sconfitta di Foligno ha complicato la situazione anche dal punto di vista morale. Buonasera e bentrovati con questa nuova edizione del TG. Noi partiamo subito con Lucca perché l'ex assessore Chiari ha annunciato delle possibili azioni legali contro il magistrato che lo aveva inquisito per corruzione. Chiari è stato prosciolto dopo 4 anni, vediamo. Un mese e mezzo dopo il suo definitivo proscioglimento, perché il fatto non sussiste, il geometra ed ex assessore Marco Chiari ha annunciato che chiederà i danni allo Stato per quanto subito dall'inchiesta della Procura che lo ha portato anche in carcere con l'accusa di corruzione. Non solo, Chiari, nel corso di una conferenza stampa convocata nel suo studio, ha anche annunciato che sta valutando con i suoi legali la possibilità di procedere direttamente contro il magistrato che l'ha incriminato, l'attuale procuratore capo pro tempore Fabio Origlio, per le accuse di stalking, persecuzione personale e abuso di potere. Ritengo di aver subito un massacro sia dal punto di vista umano, fisico, psicologico e mediatico da parte di questo magistrato. A causa di questa inchiesta ho perso tutti i clienti, bruciando 40 anni di attività professionale, ha detto Chiari. Mia figlia ha perso il lavoro e mi hanno sequestrato tutti i risparmi. E alla fine non hanno trovato niente di illecito perché non c'era niente da trovare, ha aggiunto l'ex assessore. E dato che l'inchiesta si chiamava Volpe nel deserto, ha detto ancora Chiari, la mia azione legale si chiamerà Operazione Rottweiler. Chi ha sbagliato deve pagare. Come deve pagare un cittadino normale se sbaglia qualcosa, lo deve pagare anche un magistrato o un pubblico ministero, in questo caso la persona che mi ha portato avanti per 4 anni e mezzo di processi. Se ha sbagliato, come risulta dalle carte che abbia sbagliato, chiaramente deve pagare. Chiari ha aggiunto che ha intenzione di pubblicare un libro per raccogliere tutte le sentenze che lo riguardano e che vuole promuovere una lista civica in vista delle elezioni comunali a Lucca del 2017, senza però volersi candidare. Tra gli amici che lo hanno deluso perché non si sono fatti più sentire c'è l'ex sindaco Mauro Favilla. L'attuale primo cittadino Alessandro Tambellini invece mi ha chiesto scusa, ha concluso Chiari. E un commerciante cinese di 72 anni è stato rapinato la notte scorsa nella sua abitazione a San Segrumigno da 4 persone che, dopo averlo legato e imbavagliato a letto, lo hanno derubato di circa 4.000 euro in contanti. Passiamo a Viareggio, primo giorno di lavoro per Raffaele Gargiulo, nuovo dirigente del commissariato. Il questore di Lucca, Vincenzo Ciarambina, ha presentato lunedì mattina il nuovo dirigente del commissariato di Viareggio, Raffaele Gargiulo, che sostituisce Rosaria Gallucci, trasferita a Grosseto con l'incarico di vicario del questore. C'è stato un interregno di Marco Monteleone in attesa della nuova nomina. Il questore Ciarambino ha parole positive per il neo arrivato. Il capo della polizia ha risolto il problema del commissario di Viareggio. In realtà il dottor Monteleone, pur nella consapevolezza di dover reggere il commissariato di Viareggio in soli 3 mesi, ha lavorato tanto e bene con i suoi poliziotti per questa città e per questa bellissima popolazione. Sicuramente la presenza da oggi del dottor Gargiulo conferirà stabilità alla guida del commissariato. Raffaele Gargiulo, 52 anni, originario di Castellammare di Stabia, ha svolto il suo servizio principalmente alla guida delle Digos, delle questure di Massa, Lucca, Trento e Pisa. Promosso primo dirigente, ha diretto la divisione anticrimine di Lucca e successivamente il commissariato di Carrara. Per lui si tratta di un ritorno nella di Lucca. Arriva con entusiasmo e voglia di lavorare.
Speriamo, e ne sono convinto, di poter dare un ottimo servizio alla cittadinanza. Noi abbiamo il compito gravoso di assicurare la sicurezza ed è quello che faremo in perfetta sintonia con le indicazioni del Questore e sfruttando al meglio le grandi potenzialità e professionalità che questo ufficio già ha e che sono onorato di dirigere da stamattina. Il sindaco di Massarosa, Franco Mungai, sarà ospite della trasmissione diretta Sindaco su Noi TV mercoledì 16 dicembre alle 21. Per domande inviare sms al numero 348 65 59 792. E cresce l'attesa per il Capodanno a Barga del Ciocco, quest'anno dedicato a Lucio Battisti. E anche Noi TV mette a disposizione 30 biglietti. Vediamo. Cresce l'attesa per il tradizionale concerto di Capodanno al Ciocco, quest'anno dedicato a Lucio Battisti. Mentre la prevendita dei biglietti sta andando a gonfie vele, Noi TV mette a disposizione 15 inviti per assistere a Semplice Lucio. Per prenotare i biglietti è sufficiente chiamare la redazione al numero 0583 49 0805. Anche quest'anno, e siamo giunti alla 16ª edizione dell'iniziativa, il concerto ha uno scopo benefico e così per ogni persona è prevista una donazione minima di 10 euro. Soldi che andranno alla missione di Mura in Ruanda, gestita da Lido Stefani, medico in pensione, che insieme alla moglie Anna, da oltre 15 anni mette la sua professionalità al servizio della comunità africana. L'appuntamento sul palco dell'Auditorium Theatre è prevista per le 17.30 di venerdì 1 gennaio. A rivisitare i brani più amati di uno degli innovatori della musica leggera italiana saranno la chitarra del maestro Gian Domenico Anellino, anche direttore artistico del concerto, e la New Toscany Orchestra, formata da promettenti allievi e diplomati dei conservatori e istituti musicali della Toscana, diretti dal maestro Mario Zannini Quirini. Nel cast non mancheranno sorprese, a partire dall'attore Alessandro Bertolucci, nel ruolo di voce narrante, e da un cantante da sempre particolarmente legato a Battisti come Roberto Panbianchi. E ora una bella notizia, perché l'Appennino Tosco-Emiliano è ora una delle 631 riserve UNESCO. Domenica sera la consegna della pergamena alla presidenza del parco davanti ai sindaci di 38 comuni delle province emiliane di Parma, Reggio Emilia e Modena e toscane di Lucca e Massa Carrara. Ci spostiamo a Castiglione perché si è svolta una fiaccolata contro il femminicidio organizzata dal Comune e il cui ricavato andrà all'associazione Non ti scordar di te, in memoria di Vanessa Simonini. Sono arrivati da molte zone della Garfagnana, ma soprattutto da Gallicano, Pieve Fosciana e addirittura da Villa con le Mandina, a piedi con le fiaccole accese, per essere presenti a Castiglione per la fiaccolata contro il femminicidio. I partecipanti si sono ritrovati nella piazza del Comune e da qui hanno raggiunto il piazzale delle scuole, dove l'amministrazione ha posto una targa contro la violenza sulle donne. Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci di Villa con le Mandina, di Pieve Fosciana e di Gallicano e anche il sindaco Gaspari con la sua giunta per Castiglione. Il ricavato della manifestazione verrà donato all'associazione Non ti scordar di te, rappresentata a Castiglione da molte donne e da Grazia Forli, la mamma di Vanessa Simonini, che fu strangolata nel 2009 da un amico dopo un rifiuto e che in questa occasione ha scoperto la targa posta dal Comune. Dopo gli interventi, la fiaccolata ha proseguito lungo il percorso fino ad arrivare al campo sportivo di Castiglione, dove, secondo tradizione, le fiaccolate hanno alimentato il falò natalizio, augurando così a tutti i partecipanti buone feste. E solo pochi giorni fa abbiamo fatto le condoglianze al collega Luca Galeotti di Barga per la perdita del suo caro papà. Questa mattina se n'è andata anche la mamma di Luca, la signora Florisa Giannerini, vedova Galeotti e di 88 anni. L'anziana signora era molto malata e proprio negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate. Domani alle 15 si svolgeranno i funerali presso la chiesa di San Rocco a Barga. Tutta la redazione di Noi TV si stringe intorno alla famiglia Galeotti. E adesso a Lucca, perché si è svolto un affollato convegno presso l'auditorium di San Micheletto sul rapporto della scuola nell'era digitale. Cambiare gli strumenti ed il modo di fare insegnamento alla luce della rivoluzione digitale che sta comprendendo il mondo della scuola.
Con questi presupposti si è svolto a Lucca, presso l'auditorium della Fondazione Ragghianti a San Micheletto, il convegno regionale sulla scuola digitale, alla presenza del neo direttore dell'ufficio scolastico regionale Domenico Petruzzo. Sul tavolo di lavoro i cambiamenti da affrontare per il personale docente nei metodi di insegnamento, non soltanto attraverso l'adozione di strumenti tecnologicamente al passo con i tempi, ma proprio nel modo di intendere sia l'insegnamento che i rapporti con gli studenti. L'innovazione digitale è qualcosa di molto ambizioso, che trova dei finanziamenti notevoli, all'intorno parliamo di 1 miliardo di finanziamenti, e quindi attualmente dobbiamo collimare le diverse sinergie che tutti i soggetti, Ministero, Regione e comunità scolastiche devono realizzare. Oggi in qualche misura stiamo facendo le prove generali, dobbiamo celebrare lo start-up di questo piano che si prolungherà nei prossimi 3 anni con un'intensità molto forte. Sicuramente le esperienze di scuola digitale sono tantissime, ma anche Lucca non è da considerarsi tra le ultime, perché abbiamo interessanti esperienze che uniscono tutta la parte digitale alla robotica, abbiamo istituti comprensivi e scuole superiori che stanno già lavorando in tal senso, e le esperienze sono molte, e d'altra parte la scuola deve fare i conti con questa realtà, perché i nostri giovani ormai sono i nativi digitali, quindi non si tratta di una moda, ma si tratta davvero di un nuovo processo, di nuovi processi di apprendimento e quindi anche di insegnamento. Ed è iniziato il ciclo di incontri con gli alunni delle scuole elementari che l'associazione Mastrolio ha organizzato in vista di Extra Lucca. Vediamo. Insegnare ai più piccoli le basi della buona alimentazione, spiegando loro e facendoli assaggiare le differenze tra gli alimenti industriali e quelli biologicamente più sani, a partire proprio da uno dei prodotti tipici del nostro territorio, l'olio d'oliva. Con questo intento Fausto Borella, presidente dell'associazione Maestro d'Olio e organizzatore della manifestazione Extra Lucca, sta girando per le scuole elementari della provincia, incontrando scolari e maestre e facendo assaggiare i prodotti artigianali, come la crema di nocciole o i biscotti all'olio, e mettendoli a confronto con prodotti commercialmente più comodi o economici, ma con valori nutrizionali e proprietà decisamente inferiori. Un nuovo modo di far conoscere l'alimentazione in un mondo in cui si va sempre molto veloce, in un mondo in cui cerchiamo di dare la merendina al volo per far contento nostro figlio, forse nostro figlio riesce a capire che la qualità sta anche nella bontà dei prodotti genuini. Qui a Lucca, in tutto il territorio, ne abbiamo a decine, e per cui forse merita soffermarsi un attimo e capire che se si spende qualche euro in più lo facciamo soprattutto per la salute dei nostri figli e magari quindi anche per noi. Delle lezioni che vengono tenute nelle scuole per i bimbi, ma insomma sono lezioni per i genitori più che altro. Sì, perché è stato divertente, abbiamo già cominciato, e quando diamo queste pillole ai bambini abbiamo sentito che delle mamme, dei papà ci hanno chiamato: mio figlio mi ha detto che dovremmo spendere qualche euro in più, ma cosa ci consiglia? Ecco, finalmente abbiamo la chiave di volta, no? I bambini che diventano gli esperti e che chiedono ai genitori di portare dei prodotti di qualità. Questa era l'ultima notizia, adesso un piccolo break pubblicitario e poi ci ritroviamo per la seconda parte del TG in Noi.